Ciao a tutti amici Lazy Investor e bentornati sul canale numero 1 dedicato alla cultura finanziaria. Oggi volevo parlarvi di bias cognitivi e di come possono influenzare negativamente le nostre decisioni in ambito finanziario. Ho fatto una piccola classifica con i 5 bias principali, l'ultimo a mio avviso è il peggiore di tutti. Perciò se sei interessato rimani fino alla fine e mi raccomando iscriviti al canale. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, i bias cognitivi sono una distorsione del pensiero che ci porta a prendere decisioni o a formulare dei giudizi non sempre in maniera oggettiva e razionale. In pratica è come se il nostro cervello avesse degli occhiali colorati che deformano la realtà. Quindi i bias cognitivi sono delle scorciatoie mentali che ci fanno commettere errori di giudizio. Per approfondire tutto questo discorso della finanza comportamentale e dei bias cognitivi, vi suggerisco il libro di Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci. Nessuno, ahimè, è immune ai bias cognitivi e anche le persone più esperte possono caderne vittima. Alcuni di questi bias infatti sono radicati nella nostra evoluzione e in passato hanno avuto l'importante compito di farci sopravvivere in ambienti ostili e pericolosi, ma ai giorni nostri possono farci cadere vittima di errori di giudizio. Fatta questa premessa, andiamo a vedere quali sono i bias più comuni e dannosi per gli investitori. Bias numero 1. Avversione alla perdita. L'avversione alla perdita è un concetto fondamentale da comprendere in ambito di finanza comportamentale. In sostanza, questo bias descrive la nostra tendenza innata a provare un dolore molto più acuto per una perdita rispetto alla gioia per un guadagno di pari entità. Tendiamo quindi a temere molto più di perdere qualcosa rispetto alla possibilità di guadagnare qualcosa. Tutto questo succede perché le nostre radici evolutive ci hanno reso molto più sensibili alle minacce che alle opportunità. Pensate che in passato la perdita di risorse poteva essere una discriminante tra la vita e la morte, quindi il nostro cervello è tarato per dare un peso maggiore alle perdite. Questo bias ci procura principalmente due grossi problemi. Il primo riguarda il detenere posizioni perdenti in portafoglio con la speranza poi che queste ultime recuperano, oppure d'altra parte vendere troppo presto asset che magari stanno guadagnando per paura di perderci quel piccolo gain accumulato. Ecco, questo problema si traduce in lasciare correre le perdite e tagliare subito i guadagni. Un altro esempio che mi viene in mente è quello in fase di ribilanciamento. Quanti di voi hanno difficoltà a vendere asset che magari stanno guadagnando per poi dover comprare asset in perdita? Tutto questo è sempre colpa di questo bias piantato nel nostro cervello. Il secondo grosso problema del bias dell'avversione alle perdite si traduce nella paura delle fluttuazioni. Questo ci porta a evitare come la peste la volatilità. Anche una modesta perdita ci può causare un disagio sproporzionato rispetto ai potenziali rendimenti futuri e questo si traduce nella scelta di strumenti poco volatili. Mi riferisco magari a obbligazioni, conti deposito, conti correnti, immobili. Quindi questo tipo di bias, se assecondato, ci porta ad investire in maniera subottimale. Se non sai di cosa sto parlando, ti consiglio di andarti a recuperare questo video. Ma se sei troppo pigro per farlo, in poche parole, questo bias ci porta ad investire in maniera troppo conservativa, che nel lungo periodo ci porta a distruggere ricchezza, in poche parole ci fa impoverire. Bias numero 2. Effetto gregge. Questo bias ci fa comportare come se stessimo facendo parte di un branco e da qui appunto il nome effetto gregge. In pratica noi abbiamo una tendenza innata a seguire ciò che fa la maggioranza, anche quando non abbiamo le stesse informazioni per farlo o addirittura le stesse ragioni. Questo bias è piantato nel nostro cervello e, se assecondato, si traduce in due emozioni molto pericolose in finanza, la paura e l'avidità. Partiamo dall'avidità. Questo bias ci rende avidi quando crediamo che tutti intorno a noi stiano cogliendo un'opportunità, magari investendo in un'azione o in un asset che è sulla bocca di tutti. E quindi noi, per paura di non cogliere questa opportunità, entriamo senza magari usare troppo la ragione, ma lo facciamo solamente per paura di sentirci esclusi, in gergo FOMO.
Questo poi si traduce in quasi tutte le bolle speculative della storia, i tulipani, la bolla dei mari del sud, dotcom, eccetera, eccetera. Mentre la paura, se si diffonde magari aiutata dai social o dai media in generale, piccola parentesi, ricordatevi che i media vivono di cattive notizie, fa sempre più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ecco quindi che, dicevo, se la paura inizia a diffondersi, scaturisce poi il panico generale, quindi basta che iniziano a scattare le prime vendite che tutti, per paura di perdere soldi, fanno la stessa cosa, bruciando un sacco di soldi. Questa reazione a catena poi può ampliarsi rapidamente, creando una spirale negativa, vedi il periodo Covid. Ma ricordatevi sempre che i giorni migliori per investire si trovano all'interno dei periodi peggiori, ma purtroppo questo bias ci impedisce di rimanere razionali e di approfittare dei saldi. Bias numero 3. Home bias. Questo bias distorce le nostre decisioni in ambito finanziario, andandoci a fare preferire quegli strumenti che sentiamo familiari o più vicini a noi, anche geograficamente, rispetto magari a strumenti che sono più lontani o meno familiari. Quindi il grosso problema di questo bias è il contrasto alla diversificazione. Mi vengono in mente, per esempio, tutte le persone che investono in BTP solamente perché li ritengono familiari senza magari andare a vagliare opzioni estere, e mi riferisco anche solo alla zona euro, oppure alle persone che sono state truffate dalle banche del loro paese, poiché magari si sentivano più sicuri ad investire in una cosa vicina a loro, magari non andando razionalmente a pensare a tutti i rischi che potevano correre. Oppure il settore immobiliare è l'apoteosi dell'home bias, quando in molti casi andiamo a investire in immobili all'interno del nostro stesso comune o, nei casi più estremi, immobili addirittura nello stesso condominio. Qui c'è proprio la diversificazione più estrema. Bias numero 4. Bias di conferma. Il bias di conferma, a mio modesto parere, è il più subdolo, perché si va a insinuare in quella che è la nostra esperienza e quella che sono le nostre credenze. In poche parole, abbiamo la tendenza ad andare a cercare notizie o analisi che supportino le nostre tesi, andando a scartare a prescindere tutto ciò che le contraddice. La capacità di pensiero critico viene fortemente influenzata da questo bias. Pensate anche solamente in finanza: c'è chi fa trading, c'è chi è trend following, chi è contrarian, chi fa value investing, chi preferisce il fattore di capitalizzazione, chi dice che è meglio l'equal weight, insomma ce n'è per tutti. Io stesso, per esempio, preferisco un approccio di tipo lazy, dove l'asset allocation strategica è preponderante, ma, consapevole di questo bias, cerco sempre di rimanere almeno curiosi su altre tipologie di investimento. Ma a essere sincero, fino adesso non sono riuscito a trovare nulla che mi facesse cambiare idea. Sarà sicuramente colpa di questo bias di conferma. Bias numero 5. Overconfidence. Ultimo, ma non per importanza, l'overconfidence, ovvero l'eccessiva sicurezza di sé, è quel bias che tende a sovrastimare le nostre conoscenze o capacità, andandoci a fare prendere decisioni rischiose, al contempo sottovalutandone i rischi e i pericoli. In ambito finanziario, l'overconfidence è la via più breve per perdere denaro. Infatti, noi possiamo sentirci più bravi o più furbi della media, abbassare le nostre difese e prenderci dei rischi finanziari che possono potenzialmente portarci alla rovina. E ricordiamoci che noi possiamo essere tanto bravi o fortunati a prenderci 7 volte su 10, ma la volta che non ci prendiamo potrebbe anche essere l'ultima. L'overconfidence si traduce quindi in un elevato trading titoli o in una eccessiva concentrazione, di conseguenza in una scarsa diversificazione e in una sottovalutazione dei rischi. Correlato ai mercati finanziari, l'overconfidence porta poi persone di successo a sentirsi superiori alle media anche in altri ambiti che non sono di loro confidenza. Vi faccio un esempio. Nel 700 Isaac Newton, uno degli uomini più intelligenti mai esistiti, partecipò alla bolla delle compagnie dei mari del sud. Dopo un primo investimento conclusosi positivamente con un profitto del 100%, facendogli guadagnare quasi $1 milione odierni, decise qualche mese dopo di rientrare, vedendo molte persone intorno a lui arricchirsi, e pensò: sono uno degli uomini più intelligenti della Terra, l'unico in grado di calcolare il moto dei corpi celesti. Questo gli fece
abbassare le proprie difese, quindi ricomprò l'azione ad un prezzo molto più in alto e il tutto si concluse con una rovinosa perdita che gli costò quasi 3 milioni di dollari. In conclusione, anche le persone più brillanti e intelligenti della Terra possono cadere vittima di questi bias cognitivi, che in finanza possono tradursi in ingenti perdite. Nessuno purtroppo è immune a queste scorciatoie mentali, poiché sono parte integrante della nostra natura umana. È difficile da eliminare completamente. Però la comprensione e la consapevolezza dell'esistenza di questi meccanismi mentali può aiutarci a farci prendere decisioni di investimento più razionali e consapevoli. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima!